quest'uomo. Vi ripeto che non lo trovo colpevole. Silenzio, fate silenzio. Longino, porta qui Barabba. Popolo della Giudea, ogni anno per la festa di Pasqua vi ho concesso la liberazione di un detenuto a vostra scelta. Quest'anno potete scegliere tra i due, il famoso Barabba e Gesù di Nazaret. Guardate Gesù, il suo aspetto è nobile. Il suo sguardo ispira fiducia. Voi lo sapete, vi ha sempre fatto del bene. Guardate invece Barabba, è un sovversivo, un assassino. Il suo stesso aspetto tradisce la sua ferocia. Ebbene, voi sarete giudici. Chi dei due volete che vi liberi? Barabba o Gesù, detto il Cristo? Allora, che devo fare di Gesù? Crocifisso! Ma insomma, che ha fatto di male? Io non posso condannare un innocente. Il popolo ha fatto ormai la sua scelta. Ricorda la tua promessa. Hai lasciato decidere al popolo. Non puoi più tirarti indietro ora. E va bene. Barabba è libero. Portatelo fuori dalla città e che non vi rientri mai più. Quanto a Gesù, sappiate che le sole accuse non rendono l'uomo colpevole. Voi volete la sua morte, ma solo sulle vostre accuse io non posso condannarlo, no! Ma se comunque ha offeso le vostre leggi, ordino che sia flagellato e tanto basta. Centurione, provvedi subito. Forza, muoviti! Faremo gustare il ricordo della nostra giustizia. Questa flagellazione non può essere controproducente. Ascolta, c'è il popolo venendo.